Non è che mi sento strano, come dice qualcuno, un supereroe, un superuomo, è che nella vita anche di strada mi ha insegnato a sopportare il caldo, il freddo, la fame, a sopportare tante cose, per cui ho capito che tanti nostri affanni, tante nostre, sono tutti qua. Oh, che caldo, si muore, stai a casa, per dirti, una cosa stupida, eh. Devi uscire per forza, eh. Esci nelle ore dove sai che è. Mattino presto, mattino presto ti piace dormire. Siamo ad agosto, è tutti gli anni così, non è che dici quest'anno è strano, è tutti gli anni così. Che siano qua, non siano 40, siano 37, se 35 gradi, c'è gente che ha 15 gradi suda, cioè quindi o all'affanno o gli abbassamenti di pressione come li ho io, da un momento all'altro posso cadermene a terra. Io sono anche un po' così perché resisto alla fame, a volte mordo perché come in questi giorni, fin quando arriva il reddito, non si mangia. Perché le mense dei poveri sono chiuse, non ci sono i volontari, quindi si va stecchetto. Quindi bisogna sopportare anche tutte queste cose. Queste sono tutte esperienze di vita che uno diceva allora bisogna per forza stare. Non è il discorso di vivere e stare in strada, è il discorso che proprio nella vita bisogna prepararsi, allenarsi perché è dura. Ma io non voglio che i miei figli passino quello che ho passato io, perché sei morto, sei sciancato, sei rovinato, oppure quel tuo sacrificarti ti ha lasciato un qualcosa dentro, punto uno. Punto due, è chiaro e lampante che cerco di migliorarmi, non vado a tagliare l'erba con le mani così, con due dita, un prato che ci metto 80 anni, se va bene, per dirti. Cerco di avere l'attrezzo giusto per poter fare quell'attività che devo fare. E così nei vari campi più svariati della vita. E io sarò che non mi sento vecchio, ma in certi ragionamenti che faccio, a volte dico, ho capito, capisco ogni giorno quello che dicevo io e guardavo, e poi ho una mia considerazione, chiamiamola così. Io ho cominciato a definire vecchio, un anziano, uno che ormai è incurvato e ha i capelli bianchi e fa fatica a camminare, allora lo reputo già ok. È vecchio, è una persona vecchia. Se no sei una persona in là con gli anni, sei una persona grande, ma vecchio cosa cazzo vuol dire vecchio? Quando si comincia a essere vecchia, a essere. Non ce la fai più. Ma non è che poi tutti questi sacrifici a vuoto, questo spreco di energie, questo non voler, o questo anzi, voler rinunciare ai sogni perché ma tanto non cambia niente, tanto è, tanto la vita è così. Allora lavora, paga, ammalati e crepa. Se questo è il tuo, ma non puoi, perché tu hai avuto una vita di merda. Pensare che gli altri per forza la debbono avere, perché ci si basa anche sulle esperienze altrui. Il nostro vivere è basato anche sulle esperienze altrui, ok? Quello fa male, quello fa male, non mi accresce, non mi dà nulla, mi fa solo perdere tempo e diventa una zavorra. E cambio volto pagina, cambio strada. Cambio città se necessario, cambio famiglia. Perché tante volte anche la famiglia, cosa vuol dire famiglia? La famiglia, dei retaggi catto quello che volete. E la famiglia l'ho trovata semplicemente nelle persone che sono state sincere, leali, di cui mi potevo fidare, nelle persone di strada. Per me quella era la famiglia e lo è tuttora. Perché? Perché la famiglia biologica non mi ha dato, anzi. Se io come qualcuno di voi dei social mi giudica, uno come te e uno come me, dovete dirmelo in faccia, com'è, cosa fa di sbagliato e soprattutto
imparate ad ascoltare le persone, perché se sentiste un po' di più ciò che uno ha da raccontare, potreste capire davvero, ecco, capito perché uno, quando si trova in quella situazione, non hai più opzioni. Hai due possibilità: o decidi di, purtroppo in me è un tarlo che ho e devo conviverci con questo tarlo, sperando che da una parte non prenda il sopravvento, dall'altra dico, senti, sai che c'è, Grateful Dead, perché non ho più stimoli. Se arriva a questo, a ragionare così, a pensarla così, a essere devastato in questa situazione mentale, non hai più stimoli, non hai più motivazioni, non hai più energie, perché hai vissuto una vita facendo determinate cose che poi cosa ti hanno? E allora noi ci buttiamo addosso a fare adesso i super mega iper educatori dei giovani. Io penso che quelli della mia età, parliamo dai 60 andando in giù, dovrebbero non soltanto ricordarsi di essere stati ragazzi, non soltanto, ma proprio tornare indietro completamente mentalmente per capire e per poter andare avanti e magari, anzi senza il magari, aiutare gli altri ad andare avanti, ma soltanto con i giudizi, i pregiudizi, il tu sei sbagliato, tu qui, tu là. Per me sono state zavorre queste cose, mi hanno dilaniato e ho scelto un'altra vita. Quindi se dà fastidio che comunque io vada in giro sorridente, faccio socia con tutti, nei miei momenti in cui riesco ad uscire e interagire con le persone, perché è brutto quando vai in giro e devi chiudere gli occhi perché ci sono certe cose che non è che danno fastidio, fanno letteralmente male. Questo fa parte anche della riduzione del danno, del disagio sociale. So, avevo qualcosina da dire. Peace and love to everybody from Turin.